puntata parliamo di umido, cioè tutto ciò che rimane una volta che abbiamo consumato un pasto, gli avanzi dei nostri piatti. Nel territorio del consorzio Covar 14 produciamo circa 120.000 tonnellate di rifiuti urbani all'anno, che equivalgono a circa 460 kg per abitante all'anno. Di questi 460 kg per abitante all'anno, quasi 100 sono gli avanzi dei nostri piatti, cioè sono umido. E nei 19 comuni del Covar ne raccogliamo circa 68,5 kg. Possiamo dunque raccoglierne molti di più. Ma come possiamo fare? Nella raccolta differenziata dell'umido possiamo buttare tutto ciò che avanziamo dalla preparazione, dal consumo dei nostri pasti, quindi quello che avanziamo una volta che abbiamo terminato di mangiare. In pratica, quando sparecchiamo il tavolo, tutto ciò che rimane nei nostri piatti possiamo considerarlo umido. È il caso, per esempio, di queste bucce di banana, o queste bucce di mela, o una crosta di formaggio, o ancora questi gambi probabilmente di sedano o di finocchio. Oppure gli avanzi della preparazione del pasto, come un guscio d'uovo, ancora del finocchio, una mela appassita, un arancio purtroppo ammuffito, degli avanzi del minestrone. E se ci capitano tra le mani delle bucce spesse, allora è meglio, così come consiglio, sminuzzarle perché è più veloce il processo di compostaggio e soprattutto perdono umidità in modo rapido. Pensate, d'estate, quando tra le mani abbiamo, la scorza dell'anguria o del melone o del cocomero. In questo modo i sacchetti, saranno sempre un po' meno umidi e sarà più facile conservare l'umido in casa. Nell'umido possiamo ancora buttare gli avanzi del caffè, che sia come questo, che è l'avanzo di una moka, o se abbiamo una macchinetta per fare il caffè, come in questo caso una cialda. Il consiglio che mi permetto di darvi è di spezzarla, perché così anche in questo caso il processo di compostaggio è più rapido. Ancora delle bustine del tè. Nell'umido possiamo ancora buttare, se dovessimo averli in casa, dei fiori appassiti, secchi, che non utilizziamo più, oppure degli avanzi di terra in piccola quantità. Magari dobbiamo reinvasare i vasi, ecco, la terra ormai esausta, possiamo buttarla, o se abbiamo la fortuna di avere una stufa o un camino, gli avanzi di cenere vanno benissimo all'interno dell'umido. Nel territorio del consorzio Covar 14 possiamo anche buttare i materiali in plastica biodegradabile e compostabile, ad esempio i set monouso di questi piatti in carta, bicchieri in carta o posate in Mater B. L'importante è assicurarci che ci sia scritto sopra materiale biodegradabile e compostabile. In questo senso può essere messo nella raccolta differenziata dell'umido e essere avviato a compostaggio domestico, insieme anche, ad esempio, alla carta che abbiamo utilizzato per pulire il tavolo, quindi la carta da cucina, o il cartone delle pizze quando è molto sporco, come abbiamo imparato anche nella puntata della carta. Il piatto e la parte alta è pulita, quindi può essere buttata nella carta e nel cartone. La parte sporca la si può sminuzzare e mettere all'interno della raccolta differenziata dell'umido. Una particolarità per chi ha degli animali domestici in casa, in particolare i gatti, sempre più esistono in commercio delle lettiere vegetali, delle lettiere che sono 100% biodegradabili e compostabili, e quindi una volta utilizzate, anche con le feci degli animali, possono essere messe nella raccolta differenziata dell'umido. L'importante è assicurarci, appunto, che ci sia scritto sopra, come in questo caso, 100% vegetale, biodegradabile e compostabile. Normalmente sono di carta, oppure di alghe o di residui vegetali come cortecce.
Ma allora cosa non dobbiamo buttare nell'umido perché la raccolta differenziata sia fatta bene, quindi tutto questo materiale possa diventare compost? E dobbiamo fare attenzione quando sparecchiamo il tavolo, per l'appunto, perché spesso sul tavolo stesso rimangono degli oggetti che nella fretta, sparecchiando, vanno a finire nell'umido, come per esempio il top di uno yogurt, che però è alluminio, quindi possiamo buttare nei metalli, o un tappa corona, allo stesso modo, o ancora un tappo in plastica, una bottiglia, o il tappo di un vino o di una grappa, in questo caso è di silicone. Quindi raccolta differenziata nel cover, abbiamo imparato, di plastica e metalli. Lo stesso vale per un pezzo di carta stagnola, che magari nella preparazione del pasto era rimasto, o ancora della carta politenata, come può essere questo involucro probabilmente di un dolce, o questo di un formaggio, di un salame, o questa plastica che avvolgeva una caramella. Bisogna fare particolarmente attenzione, soprattutto se plastica, anche i vecchi shopper di plastica, fortunatamente ce ne sono sempre di meno, non vanno messi nella raccolta differenziata dell'umido, perché poi nel processo vengono sminuzzati, diventano coriandoli che vanno a finire nel prodotto finale, cioè nel compost, e di qui ai suoli, creando grossi problemi di inquinamento al terreno. Dove va a finire l'umido raccolto nei 19 comuni del consorzio Coval 14? Va in due impianti di compostaggio non lontani dal territorio. Il primo è l'impianto dell'Acea a Pinerolo, il secondo è l'impianto di San Carlo a Fossano. I nostri contenitori, come questa biopattumiera aerata in cui c'era un sacchetto di carta in questo caso, ma può essere in Mater B, cioè in plastica biodegradabile e compostabile, mi raccomando, è molto importante utilizzare dei sacchetti che siano biodegradabili e compostabili. Questo materiale viene messo all'interno di un mastello e il mastello viene svuotato dagli addetti dei servizi di raccolta, così come i contenitori condominiali, e viene avviato questi due impianti di compostaggio. L'umido contenuto nei nostri mastelli, che è andato appunto ai due impianti di compostaggio, viene sottoposto a un processo di digestione, in alcuni casi è proprio digestione anaerobica, cioè assenza di ossigeno, un po' come dentro delle grandi pentole a pressione. Qui si sviluppa un biogas, questo biogas produce, viene distillato, viene recuperato il biometano. Il biometano viene immesso in rete, come il metano che esce dai nostri fornelli, oppure viene utilizzato per alimentare dei motori per produrre energia elettrica, o addirittura per fare alimentare una centrale di teleriscaldamento. Una volta terminata questa prima fase di fermentazione, che si chiama digestione anaerobica, abbiamo imparato, cioè in assenza di ossigeno, queste pentolone, immaginate, vengono svuotate e il materiale viene miscelato con degli scarti legnosi, spesso delle cortecce o del cippato, e viene fatto maturare per produrre del compost. Questo compost è certificato dal Consorzio Italiano Compostatori, cioè un compost di qualità che può essere utilizzato o in florovivaismo, quindi per produrre le piante, i fiori che abbiamo nelle nostre case, o direttamente in agricoltura da pieno campo, dai pioppeti all'agricoltura di qualità come la viticoltura o la coltivazione dei noccioli. Non mi resta dunque che augurare ancora una volta una buona raccolta differenziata, in questo caso una buona raccolta differenziata dell'umido. Ogni chilo di materiale avviato al compostaggio torna a essere terriccio per i nostri suoli e quindi nuova vita.